Migranti, si aggrava il bilancio delle vittime del naufragio al largo della Tunisia, 23 i morti, cala la pressione sull'hotspot di Lampedusa. L'inviato Gabriele Lobello. I trasferimenti dall'hotspot di Lampedusa ieri sera con 2.250 ospiti, quasi sei volte oltre la capienza, sono ripresi dopo la pausa dovuta al maltempo. Questa mattina riusciamo a trasferire 570 migranti. Questa sera con un volo altri 180 potranno raggiungere l'Italia. Un alleggerimento importante per la struttura, cui seguirà la partenza di altri 750 ospiti domani. Entro la giornata di giovedì, massimo venerdì, contiamo di ultimare il trasferimento di tutti i migranti che sono in questo momento nell'hotspot. Un lavoro incessante, svolto con i traghetti di linea, con i voli charter e navi della Guardia Costiera, per garantire un equilibrio dinamico dentro l'hotspot. Dal 1 luglio abbiamo trasferito almeno 23.000 persone, con una media di 580 migranti trasferiti ogni giorno. In mare ricominciano i soccorsi, la nave di Medici Senza Frontiere ha salvato 49 persone in navigazione da 6 giorni, 3 erano finite in acqua, una non è ancora stata trovata. 1.000 le storie portate a Lampedusa, loro sono nonna, figlia e nipote e arrivano dall'Eritrea, guardano lontano mentre si imbarcano sulla nave che finalmente metterà fine al loro viaggio.